Nando Panelli, Piacenza, nome di battaglia Luciano, tornare dal campo di annientamento e riprendere a fare una vita normale. Son balord tamurrat. Mai più la guerra, mai più la guerra. L'uomo è la belva più feroce, la belva è niente rispetto all'uomo quando fa la guerra. La belva quando ha mangiato è sazia e si mette a dormire al sole, e invece l'uomo con più ne ha, più ne azzanna. L'uomo è la belva più feroce. A 20 anni scappò a fare il partigiano in Val d'Arda. Il mio comandante era il Giuseppe Prati. Io cantavo bandiera rossa color del vino, un po' di stracchino e la libertà. E la politica. È la politica che ha rovinato la resistenza. Io ero nelle squadre volanti in bicicletta, giù giù come dei matti a fare incursioni sulla via Emilia. Di quelli deportati sono stato l'unico a sopravvivere all'imboscata dei Guselli. Io guidavo il secondo camion. Dietro la curva la sega di Hitler ci sbrana. Scendo in fretta dal camion, mi volto e lì li vedo stesi a terra tutti i miei compagni intorno al camion. Sembravano i raggi di un sole. 25 cadaveri. L'Ughetto, la Tigrona, il Toni, il Sarajevo, il Flavio. Ai Guselli mi imprigionano, mi catturano, mi interrogano e mi fanno prigioniere. Poi via, 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 trasporto in treno piombato. Destinazione? Flossenburg. Campo di annientamento. Fino a quando tu puoi combattere un conto, ma quando non puoi più combattere, eh? Io me le ricordo tutte le cose, me le ricordo tutte le cose. Botte coi badili, botte col frustino, mesi di acqua e cipolle, un freddo, 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 un freddo. San Damiano m'ha salvato. No, no, il santo, l'aeroporto di San Damiano. Perché prima di andare partigiano io lavoravo lì, all'aeroporto di San Damiano, e i nazisti tutte le mattine, dal campo mi portavano all'hangar a montare impianti elettrici sugli aerei. Lo stesso lavoro che facevo prima. Prima del campo di annientamento, prima, 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 prima. Io me le ricordo tutte le cose. Quando sono tornato a casa io ci ho messo 3 mesi a riprendermi. 3 mesi all'ospedale, io non riconoscevo neanche mia madre. Sentivo solo delle voci, 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 voci. Voci, voci.